Sai che non so se mi fossi mai interrogata su cosa sarebbe stato questo video, cioè avevo mai avuto la lungimiranza di pensare a un certo momento dovrò parlare del finale di Supernatural? Perché anche nei momenti più duri, non lo so, non credevo che questo giorno sarebbe arrivato. E invece sì, questo è il video in cui tra le altre cose parlo del finale di Supernatural. Di solito amo mettere le cose in multipli di 3, però ne ho solo 5 di serie di cui parlarti in questo video. Saranno, io penso, quasi tutte spoiler full. Ci sono i timestamps nel box, dovrebbero esserci anche nella righetta qua, quella cosa figa dei capitoli nei video. E comincio da The Queen's Gambit, di cui penso abbia parlato tutto il mondo, però vabbè, ti dico al volo anche la mia. Anche a me è piaciuto tantissimo, come a quasi tutti penso. Ci sono dei punti che mi hanno lasciato un pochino perplessa, forse delle faccende di ritmo che magari avrei condensato un po', però in generale l'ho trovato godibile. Avevo iniziato a guardarlo pensando, vabbè, lo metto sullo sfondo che se mi addormento è uguale. È finita la mattina dopo che l'avevo finito. L'ho guardato la notte di Halloween, proprio appena finita la sequenza. Allora, a livello visivo c'è una ricostruzione che secondo me è alle altezze di Mad Men, cioè proprio un period piece, ti sembra di venir trasportato nel decennio? Sai che mi confondo sempre fra decennio e decade? No, ma è decennio, perché si va tra gli anni 50 e gli anni 60, quindi la moda si evolve insieme alla nostra protagonista, che si chiama Beth, che rimane orfana all'età di 9 anni, finisce in orfanotrofio, dove le vengono presentate due cose che danno forma alla sua esistenza. Da una parte tranquillanti, che per disposizione statale vengono rifilate alle bambine perché siano buone e obbedienti, e gli scacchi. Il Royal Game le viene presentato dall'inserviente che si chiama Mr. Shable. Adesso non mi ricordo bene come venga pronunciato. E mi dicevo, dov'è che ti ho visto? Dov'è che ti ho visto? Fa Howard in The Outsider, che a me è piaciuta tantissimo come serie, credo a parte la fine, effettivamente. E mi scoccia perché lo volevano rinnovare per la seconda stagione, però da quello che ho letto hanno shopped, sai quando vanno in giro coi copioni nelle varie reti televisive dicendo lo vuoi? E pare che nessuno abbia detto di sì. Invece a me piace molto. Vabbè, Beth è un fenomeno da subito e forse vado in bianco e nero. Ci sono due o tre cose di cast da dire, delle facce note che mi è piaciuto rivedere, in particolare aspetta che guardo i nomi veri, invece di chiamarli con i ruoli di una volta. Thomas Brody Sangster, cioè il nanino di Love Actually. Lo so che poi ha fatto anche Game of Thrones, però lì è per me indimenticabile. Harry Melling, cioè Dudley di Harry Potter, qui il personaggio è molto molto meglio. E poi c'è Marielle Heller, che non sapevo essere la regista di Can You Ever Forgive Me e A Beautiful Day in the Neighborhood. Mi sono piaciute tutti e due effettivamente, ma io lo sapevo che erano della stessa regista. Chissà, non me lo ricordo, comunque avevo rimosso l'informazione. Ha un ruolo veramente cruciale e toccante, le interpretazioni le ho trovate veramente tutte magnifiche. Lei, Beth in particolare, vabbè, fa veramente tutto il lavoro, anche perché se c'è una bimba che la interpreta quando ha 9 anni, poi da adolescente in avanti è sempre, penso che sia Anya Taylor-Joy. Beh, insomma, Beth cresce, si modifica il suo linguaggio del corpo, anche il suo agio nel diventare donna, il suo stile, il modo di vestirsi, la moda cambia intorno a lei, pazzesco. Ti ripeto, adesso per sicurezza vado in bianco e nero, trovo che sia altamente bingeabile e credo che ci sia un elemento ben chiaro sul perché sia così bingeabile, ma non te lo posso dire perché sennò è spoiler. Peraltro escludo che tu ancora non abbia visto The Queen's Gambit, effettivamente. Però se esitavi, aspetta, cosa posso dirti? È stimolante, è molto ben fatto, ti incuriosisce, ti tiene lì. Io non so niente di scacchi, però il fatto che siano riusciti a renderli epici, secondo me è un bel traguardo. Cioè io non è che penso, gli scacchi, che battaglia senza quartiere, no? Cioè così sulla carta. Invece sì, volendo, se è filmato bene. Bene, vado in bianco e nero su The Queen's Gambit. Forse potrei fare tipo prima tutti i pezzi senza spoiler e poi tutti gli spoiler, ti immagini che casino? Vabbè, allora l'elemento che secondo me lo rende altamente bingeabile è che secondo me di fatto è una favola. Cioè non è che succedano delle cose
terrificantemente terribili più di tanto. Cioè, la prima volta che Beth perde una partita sarà almeno a metà della serie, e a quel punto secondo me te l'aspetti, perché ogni partita ha cominciato a diventare un tassello nella di lei crescita, o come persona o come giocatrice, mi sembra, no? E il momento più toccante in assoluto è sicuramente la morte della madre, che io francamente non avevo visto arrivare. L'ho patita molto, devo dire, anche perché la mamma, aspetta, com'è che si chiama? Alma, è un ritratto favoloso, cioè la casalinga un po' tipica anni 50-60, frustrata, che era convinta di aver abbandonato i propri sogni per un nobile sogno diverso, quello della famiglia, salvo poi trovarsi un uomo inaffidabile accanto, no? Un uomo che poi dimostra zero empatia, zero cura. L'ho trovata piuttosto straziante, devo dire. Mi è piaciuto anche come, viaggiando in un mondo fondamentalmente al maschile, Beth si guadagni semplicemente il rispetto di quelli che prima sono i suoi competitors e poi diventano o ammiratori, perché semplicemente si rendono conto del genio che hanno davanti, o amanti o amici. Il costruirsi della squadra intorno a lei è bellissimo, e cioè, probabilmente non è il momento più originale della televisione 2020, ma quando tutti gli amici la chiamano per darle conforto nella notte tra la prima parte della mega partita finale e la conclusione, io mi sono commossa. Non sapevo un sacco delle cose che questa serie mi ha rivelato, tipo la faccenda che si possa interrompere la partita e quello che chiama la sospensione deve mettere in una busta chiusa la sua prossima mossa, che ti confesso non ho capito. Ti ripeto, non so niente, però mi viene da dire, se chiedo una pausa, magari è perché non so cosa fare, quindi perché devo mettere la mia prossima mossa? Cioè, se non so cosa fare, non ho capito il procedimento, spiegami, perché sono un po' fessa e non capisco niente di scacchi. Non ho letto il libro da cui viene, peraltro, so che è di Walter Tevis, che è un autore adorato dal cinema, peraltro. Non so se la maggior parte, però parecchie delle sue storie brevi sono finite al cinema, per cui per esempio c'è The Hustler e The Color of Money con Paul Newman. C'è anche The Man Who Fell to Earth, però non ho letto niente di suo. Mi ha stupito, devo dire, il fatto che il Tomato Meter su Rotten Tomatoes, nel momento in cui registro, gli dà 100% per i critici e 96% per il pubblico. Io non so se ho mai visto qualcosa con un rating così alto. Ti ripeto, è vero, è molto bello e è uno di quelli, come dico sempre, secondo me, che ti colora i giorni in cui l'hai appena visto, cioè ti avviluppa come atmosfera, come modo in cui è girato, palette, suono e quant'altro. E poi la cosa che ho adorato, ecco, questo è veramente un lato enormemente positivo, penso, che non ci sia di fatto un nemico, cioè non c'è il villain della situazione, non c'è la bimba stronza in orfanotrofio, anzi, trova una delle sue principali alleate, Beth, in orfanotrofio, che poi venga usata come un plot device che deve arrivare da lei per farle capire le cose, vabbè. Però ecco, delle due, se c'è un nemico è Beth stessa, con l'alcolismo, con la sua affezione alle pastiglie, eccetera, quindi è molto interiore come battaglia, ironicamente, perché c'è il momento in cui, mi sembra sia Benny, le dice che il vantaggio dei russi sugli americani è che giocano come una squadra, invece gli americani sono troppo individualisti. Eppure Beth, secondo me, combatte principalmente con se stessa, cioè le pillole e gli scacchi le servono per tenere le cose sotto controllo, no? Ho trovato che fosse alla fine una bellissima storia con, tutto sommato inaspettatamente, pochi lati oscuri. So che, ripeto, è espanso rispetto al contenuto della storia breve, però non so cosa sia originale del libro e cosa no. E piuttosto che un mega dramma cupo psicologico, mi sono trovata davanti una sorta di, come l'origin story di una supereroina. Quindi a un certo momento mi sono trovata ad avere quella fiducia che hai quando sai che il tuo protagonista ha una forza che è impossibile da fermare, ecco. Tutti gli articoli che ho letto adorano la faccenda della visualizzazione dei pezzi sul soffitto. Quello era l'unico momento che, boh,
Vabbè, però effettivamente la costruzione di questo come ritornello, questo theme, paga nel momento del duello finale, perché effettivamente che lei lo veda lì con la musica crescente, l'ho adorato. Tra l'altro ho letto che tutti gli attori che dovevano giocare a scacchi sul set sono stati effettivamente addestrati da giocatori di scacchi professionisti e sono stati incoraggiati a trovare dei movimenti molto personali su come spostare i pezzi, ed effettivamente il movimento che fa Beth, quel è quasi vezzoso, per cui prende un pezzo nel palmo e lo sostituisce con l'altro. Bellissimo! Fatto con questo agio proprio tipico del professionista, meraviglioso. Non ho dubitato neanche per un secondo che sapesse veramente giocare a scacchi. Il messaggio, presumibilmente, alla fine è: la vittoria è più dolce se puoi condividerla con gli amici. E magari di nuovo non è il messaggio più avanguardia, più inedito di sempre, però non solo, penso sia vero, penso sia dolce, sia reso in modo efficace, è stata una visione bellissima. Un accenno su The Mandalorian: non mi ero resa conto di quanto aspettassi la seconda stagione finché non è effettivamente ricominciata la seconda stagione. Lo trovo bellissimo, ma ho da dire. Credo che The Mandalorian sarà tutto spoiler, quindi per sicurezza vado in bianco e nero subito. Ho da dire principalmente per via dell'ultimo episodio, francamente. Quello precedente era diretto da Bryce Dallas Howard, cioè la figlia di Ron Howard, si chiama The Heiress ed è bellissimo perché soprattutto si ascrive nel panorama di Clone Wars e di Rebels e tira fuori tutta la letteratura sui Mandalorians e ci sono nomi che noi aspettiamo con ansia perché sappiamo che sono già cast, cioè sappiamo già che facce saranno, ma vogliamo vederli, grazie. A me piacciono le puntate che hanno una forte componente estetica e nei quali l'elemento omaggio è particolarmente evidente. Quando l'omaggio è così chiaramente ai western, che pure non sono il mio genere preferito, mi piace tantissimo. The Marshall, forse il primo episodio o il secondo? Stupendo. No, il primo. Insieme a Bryce Dallas Howard, tra i registi ovviamente c'è sempre Jon Favreau, c'è Dave Salvaci Tutti Filoni. E ti ripeto, fino all'episodio The Heiress, che credo sia il quarto o il quinto, qua sotto ci sarà scritto giusto perché non so dov'è il telefono e era scarico, tipo al 2%. Quindi se è scarico sotto i cuscini del divano non lo troverò mai più. Il problema è stato l'episodio successivo che si chiama The Siege. Quello in cui Mando e Baby Yoda tornano a Navarro per riparare la nave. E c'è una frase in particolare che mi ha turbato, e cioè The M Count. E quando ho sentito The M Count mi si sono strette le viscere. Allora, le altre citazioni dell'episodio, che peraltro sono parecchie e afferiscono alla trilogia classica soprattutto, e anche un po' di universo espanso, ovviamente le ho raccolte qua e là perché io da sola non le trovo queste cose, cioè non riesco a collegare info. Sono i Dark Troopers. I Dark Troopers sono apparsi in due circostanze, nei fumetti della Dark Horse e in quell'incarnazione lì sono dei commando sensibili alla forza, e nei videogame Dark Force, dove sono dei soldati ibrido un po' umani e un po' macchine. Qui si intravedono solo alla fine dell'episodio, naturalmente non si può sapere se siano l'una, l'altra o una terza versione ancora. A Nevarro c'è una statua di IG-11 che si era sacrificato alla fine della prima stagione, che aveva la voce di Taika Waititi, anche questo io non l'avevo visto. Me l'ha fatto vedere per la prima volta Nerdist, il loro video degli easter eggs è bellissimo secondo me. Durante la lezione di geografia, dove viene parcheggiato Baby Yoda, ero in ansia da morire. Io non capisco perché Mando è così sereno, tutto sommato, a mollare Baby Yoda in giro. Scusa se senti sti rumori da Pug, ma c'è River qua di fianco e col fatto che lei è stata malata da piccola e ha questa malattia cronica per cui non ha mai le vie respiratorie aperte, fa rumori come un carlino. E ha deciso che adesso dobbiamo farci il bagno prima di dormire, immagino. Vabbè, quindi se senti dei grugniti. Cos'è che stavo dicendo? Ah sì, quando Mando lascia Baby Yoda da qualche parte si soffre e secondo me loro lo sanno bene. Comunque, insomma, lo parcheggiano lì, lui si ruba un paio di macaroons. Intanto il droide parla di
locations che hai già sentito nominare, per cui c'è la Corellian Run, il Maelstrom intorno a Kessel che si vedeva in Solo e di cui si è sentito parlare fino alla nausea. Si parla anche di Coruscant e di Alderaan. Bella la base, la missione ha senso. Per adesso questi episodi sembrano quest per quest, no? Questo lento avanzare e acquisire informazioni. Certo, qui scopriamo che la base che volevamo distruggere così un po' per sicurezza in realtà nasconde scopi ben più nefasti e quindi viene attivato un ologramma dove il dottore che avevamo visto portare via Baby Yoda proprio all'inizio della prima stagione, quando Mando lo consegna a chi aveva messo la taglia su Baby Yoda, salvo poi giustamente andarsela a riprendere, parla, ripeto, di M-Count, che io temo possa essere soltanto il conteggio dei midichlorians. I midichlorians sono un'invenzione della trilogia prequel e sono peggio di Jar Jar. Sì, perché alla fine Jar Jar, in pratica, te lo puoi bloccare, puoi rimuoverlo. Ma i midichlorian si installano sul mitos base della forza, cioè l'idea che ci sia qualcosa di biologico nel percepire quello che è tutto spirituale, secondo me, della forza. Che tu dici, chi se ne frega di com'è secondo te fede, l'ha inventato Lucas, potrà fare quello che gli pare. Sì, però... Vabbè, e quindi sciaguratamente io temo che il punto, visto che tra l'altro si diceva, secondo me, proprio in episode 1, che il conteggio dei midichlorian nel sangue di Anakin era superiore persino a quello di Master Yoda, che era il conto più alto di tutti, ne deduco che tutta la specie di Yoda abbia un alto M-count. Io volevo che Mandalorian fosse completamente staccato dalla saga Skywalker. Volevo che fossimo in tutt'altra parte dell'universo. Mi vuoi fare la gag di citare dei posti? Fine. Però basta. Cioè, è un universo senza fine. Puoi raccontare quello che ti pare. Ti prego, non tornare sugli stessi trabocchetti che abbiamo già visto. Mi ha fatto piacere leggere di The Heiress, appunto l'episodio diretto da Bryce Dallas Howard, che è piaciuto a tutti quanti, cioè sembra che lei abbia un'ottima conoscenza, insomma, del lore di Star Wars. E tra l'altro mi fa ridere perché a quanto pare c'è una intervista dietro le quinte nella Disney Gallery The Mandalorian, che io non ho visto, in cui lei racconta la storia di cena a casa con suo padre Lucas e Kurosawa quando aveva tipo 5-6 anni. Sono cose che ti segnano, immagino. Ripeto, io ho grandi speranze per i nuovi arrivi che aspetto con ansia da Clone Wars e Rebels. Se ci potessimo dare una mossa, grazie. The Crown. Io non so perché continuo a guardarlo, vuoi la verità? Perché non è il mio genere di cosa, mi innervosisce, non riesco a capire perché su The Crown mi diano fastidio cose che altrove non mi danno fastidio, quindi perché devo rompere le palle? Non lo so. La cosa che mi irrita di più è il fatto che, secondo me, The Crown, prendi sempre con le pinze, vero, quando dico queste cose, non si decida se essere veramente fiction o veramente tratto da eventi reali. Di nuovo, non so perché altrove io non abbia tutta sta resistenza. Qui mi sembra paraculo, un po' soap opera, un po' Page Six. È vero che quando sento odore di tabloid a me già viene un po' la nausea, e qui c'è molto odore di tabloid, specialmente in questa quarta stagione dove arriviamo a Diana, quindi festa grande proprio. Sapevamo di questi due ingressi, Diana e la Thatcher. Sono interpretate meravigliosamente tutte e due, anche qua a livello di produzione, fantastico, guardaroba. C'è questa scelta, che di nuovo, se voglio essere, è un po' paraculo, di prendere queste mise, questi outfit, che forzatamente sono rimasti molto famosi, no? Nella storia dell'una e dell'altra, di Diana e della Thatcher, e rimetterli nella serie però con un twist leggermente diverso, quel tanto che basta perché tu lo riconosca, ma non del tutto. Vabbè, e poi si inventano della roba che... Allora, secondo me era nella prima stagione che già... A me si erano arruffate le piume, perché non mi ricordo più chi fosse, secondo me non era Churchill. Però c'era qualcuno che arrivava a parlare con la regina, e secondo me era un primo ministro, vabbè. E mentre esce questo primo ministro, faceva due passi indietro e poi si girava, cioè non puoi dare le spalle alla regina. E quindi, vabbè. Qui ci diamo dentro, secondo me, coi momenti che mi viene da dire io spero siano inventati, perché sono troppo
melodrammatici per essere veri. E mi sembra che sia tutto un po' un viaggio, cioè tante cose in The Crown vengono arricchite di impatto emotivo e mi sembra fatto in modo che noi si pianga, e quando mi sembra di venire strumentalizzata così mi dà fastidio. Questa è l'unica spiegazione ragionevole che trovo alla mia polemica nei confronti di The Crown. Ciò detto, c'erano un tot di cose che non sapevo, tipo forse è meglio se vado in bianco e nero. The Crown a questo punto è alla quarta stagione, se ti piace ti piace. Ti ripeto, anch'io me la guardo alla fine quasi sempre tutta in una binge, ma perché ci sono delle interpretazioni superbe, cioè Olivia e Elena Bonham Carter sono una roba, qua c'era anche Gillian Anderson che fa la Thatcher, per carità, ogni tanto suona un po' un misto tra Voldemort e il signor Burns. Però dopo tutto, se la voce era quella, che cosa puoi fare? Sembra un po' un'imitazione ogni tanto, però dopo tutto da un certo punto di vista lo è. Ecco, un'altra cosa che mi ha dato fastidio, prima di andare in spoiler, che poi spoiler, cioè la maggior parte, ripeto, sono fatti reali, avvenuti a persone realmente vive, per la maggior parte, 40-50 anni fa, quindi non so, valgono come spoiler, per sicurezza sì, ma ok. Una cosa che non può essere spoiler è il fatto che il matrimonio tra Carlo e Diana non doveva succedere. Ecco, mi sarebbe piaciuto delle due se The Crown avesse scelto di, delle due, andare più fiction, ma di pigiare su quel discorso lì. Non che Carlo sia un santo, ma ecco, nessuno secondo me è un santo, e in questo mi sembra che The Crown sia abbastanza obiettivo. Cioè anche Diana, con tutte le sue tragedie, non viene idolatrata, mi sembra. Come tutti, ha le sue luci e le sue ombre. C'è dalla parte sua che avesse 19 anni e che secondo me non sia stata preparata a dovere per quello che l'aspettava, sotto tutti i punti di vista. Non capisci niente, People's Princess! Cacciù è chiaramente una fan di Diana e l'ho profondamente offesa. Aspetta, mi tolgo il ciappo che mi ero anche lavata i capelli apposta. Allora, adesso faccio un po' un elenco di cose che è stato dimostrato siano state inventate per lo show, altre che pensiamo lo siano, e quindi per sicurezza vado in bianco e nero. I test di Balmoral a quanto pare effettivamente esistono, ma sono un caso, cioè non è che siano effettivamente ricercati o strutturati, e nessuno li chiama veramente The Balmoral Test. In più è improbabile che nel preparare Margaret Thatcher per una visita a Balmoral nessuno le avesse detto: proposito, portati due scarpette da fuori perché questi amano andare in giro per le brughiere fangose. Poi magari i Thatcher hanno fatto le loro brave figure di merda altrove, però non credo per le scarpe. Che il viaggio in Australia sia effettivamente andato così pare effettivamente abbastanza fedele per quanto riguarda quantomeno le scene pubbliche. Che la situazione tra loro due fosse già veramente alle corde altresì pare vero, per cui in pubblico, anzi, delle due sorridevano molto e pare che Diana si divertisse a far incazzare Charles il più possibile, e quindi più lei sorrideva, più lei era solare, più ovviamente la gente era attirata da lei. La principessa l'hanno venduta a tutti come sta storia veramente da libro delle fiabe, per forza la gente ci si buttava addosso, e questo a Carlo dava fastidio perché lui voleva tutta l'attenzione per sé. La cosa del fidanzamento è andata veramente così. Io non lo sapevo, c'è il video, te lo linko nel box. Charles ha fatto la proposta di matrimonio a Diana a febbraio dell'81, dopo meno di un anno di frequentazione. Il 24 febbraio annunciano il fidanzamento e poi fanno l'intervista in televisione come è tradizione, e lui se ne esce quando il giornalista dice: siete innamorati? E Diana risponde subito: certo. Invece Carlo risponde: sì, qualunque cosa sia l'amore. Ma quanto puoi essere... Ora, io credo che Carlo sia un uomo con l'intelligenza emotiva molto bloccata. Da quello che si intuisce di lui, ecco, probabilmente è un overthinker. Vogliamo prendere questo ritratto, secondo me estremamente generoso, che gli viene fatto nella serie, anche grazie al fatto che sia interpretato da un altro di questi ragazzi tipo Adam Driver, con le facce non costruite per sorridere, che ti danno l'impressione di essere sempre presi da pensieri profondi, no? Io non credo, non lo so, però secondo me Carlo non è proprio
proprio così. Peraltro pare che questa faccenda di qualunque cosa sia l'amore non fosse la prima volta che usciva. Quando Diana ha parlato col biografo Andrew Morton, ha detto che durante la proposta di matrimonio Charles le ha detto: ti amo tanto, qualunque cosa sia l'amore. E forse due bandierine rosse, non lo so. Vabbè, in realtà peraltro pare, sempre stando ad Andrew Morton, che Diana le bandierine rosse le avesse viste e come, e avesse anche pensato di annullare il matrimonio. A quanto pare sorelle, zii, so ben io, perché nella serie lei appare molto isolata, invece ovviamente non è andata così in realtà. Pare che le abbiano risposto in scherzo dicendo: eh no tesoro, ormai sei sui piatti e sui burazzi da cucina, è troppo tardi per tirarti indietro. Effettivamente, quindi loro si sposano il 29 luglio dell'81. Lì mi è scocciato un po' perché il reenactment dei momenti famosi è sempre venuto bene a The Crown, e nella serie si vede che il vestito è fatto in modo, mi sembra, molto fedele a come fosse quel agghiacciante oggettivamente vestito di Diana che urla anni 80 a gran voce. Avrei voluto la scena dell'arrivo, quegli sguardi che peraltro erano molto tipici, no, di Diana mentre cammina lungo la navata. Vabbè, invece no, hanno scelto una versione molto più intima, se vuoi, no, di lei che si incammina da sola, di nuovo a ritrarre questa immagine di lei molto in solitaria, che credo sia una manifestazione di come Diana fosse a livello spirituale, cioè non credo che a livello fattuale fosse così abbandonata a se stessa. Che ci si sentisse già lo ritengo più probabile, anche perché non avevo mai registrato 19:32. Ma chi ha pensato che fosse una buona idea sta cosa? Lo so chi, ma un Batten, il quale aveva suggerito a Carlo di trovarsi una moglie giovane senza passato che fosse facile mold, cioè cui fosse facile dare la forma della mogliettina perfetta. Tornando al Balmoral Test, pare che effettivamente quello di Diana sia andato bene, anche se non è andato affatto così. Cioè, è vero che Philip è sempre stato affettuoso con lei, forse uno dei più aperti tra i membri della famiglia reale nei confronti di Diana, presumibilmente perché è un outsider anche lui, no? E quindi forse si è sentito protettivo nei suoi confronti, che poi siano andati in giro a cacciare un cervo come in The Queen, peraltro. Questo non c'è traccia del fatto che sia avvenuto sul serio. Inoltre, quando Diana era lì, c'è stato solo il terzo appuntamento tra lei e Charles, e lei era lì con la zia e la sorella, che era stata la ragazza precedente di Charles. Stavano in una casa lì nella tenuta, e quindi non è che lei fosse sempre a contatto con la famiglia reale, ecco. Certo, Diana in quei primi giorni venne descritta come non complicata, sempre felice, facile con cui andare d'accordo. Purtroppo lei poi finì per odiarlo, Balmoral, disse che era il momento dell'anno che odiava di più perché c'era troppo poco spazio, cioè immagino che persino lì si trovasse a essere un po' troppo vicina a tutti. Anche Mrs. Thatcher odiava una volta all'anno dover andare a Balmoral. Chi l'ha amato veramente era Victoria, che se l'è comprata nel 1848, sight unseen, cioè lei e Albert si erano innamorati della zona e avevano scoperto che c'era sto castello in vendita, quindi per sicurezza l'avevano comprato. Quindi allora l'avevano comprato il 17 febbraio del 1848. La prima volta che lo vedono è l'8 settembre. L'hanno comprato con la descrizione, però l'hanno adorato e amato moltissimo, e da allora la famiglia reale si occupa non solo di mantenerlo, ma di migliorare la proprietà e di conservarla. La regina lo ama moltissimo, pare che sia la preferita delle sue residenze. Quanto al figlio preferito, pare che il preferito di Elisabetta sia Andrew, perché è un uomo d'azione. Ok. Una cosa che mi ha dato fastidio dell'episodio di Balmoral è che le metafore in The Crown non siano mai subdole. Mi dà fastidio quando è tutto così urlato. A me la faccenda del cervo mi ha mandato fuori di testa, un po' perché mi sembra paro paro da The Queen, o quasi, cioè le dinamiche sono molto simili. Forse è appena invertito, cioè il cervo vaga ferito dentro la tenuta della regina in The Crown e fuori in The Queen, però alla fine siano lì. Vabbè, del solito cervo morto io ne facevo anche volentieri a meno. E poi di nuovo mi sembra tutto smarmellato in modo un po' troppo ovvio, cioè forse
si poteva fare anche in modo leggermente più sofisticato. La triarchia femminile in pratica che governa questa stagione è la regina Thatcher e Diana, e sono, mi sembra, un'incarnazione del falso futuro che si immagina la Thatcher, la tradizione che è Elisabetta, che è convinta di essere ancora ben immersa nel presente ma non è vero, e Diana che è incerta ed è veramente il futuro ma non sa cosa fare. Cioè mi sembra che queste siano come i tre volti, le tre parche di questa stagione. La morte di Lord Mountbatten non è effettivamente andata così, o comunque lui fu tirato fuori dal relitto, era ancora vivo, è morto quando è arrivato a Riva, però insomma mi sembra una differenza irrilevante. L'unica cosa, ecco, quando fanno queste modifiche qui non cambia niente, mi sembra. Però in altre occasioni mi sembra che per aumentare l'effetto drammatico della storia il risultato sia a volte un po' irrispettoso. Tutto sembra un po' caricaturale, cioè anche le Falklands vengono ridotte in modo piuttosto drastico, mi sembra. Non mi è sembrato bilanciato, ecco. Tra l'altro questa ovviamente è l'ultima serie in cui vediamo Olivia Colman, arriva Imelda Staunton nella prossima incarnazione della regina con Jonathan Pryce che farà Philip. Poi tra le cose vere, effettivamente Charles stava con la sorella di Diana, Sarah, prima, ed effettivamente quando lui aveva 30 anni l'ha vista per la prima volta, Diana di anni ne aveva 16 e lui l'ha trovata molto attraente. Che Mountbatten e Carlo si scrivessero è possibile, si sa che i due avevano un rapporto più nonno-nipote che tipo padre e figlio. Sicuramente Mountbatten aveva molto da dire in quanto a consigli per Charles, e appunto era lui che gli aveva consigliato di, come dire, divertirsi il più possibile prima di trovare una ragazza giovane senza passato da trasformare in mogliettina. Il figlio di Margaret Thatcher effettivamente si perse nel deserto, ma non è successo proprio nel momento in cui venivano invase le Falklands. L'idea che la Thatcher dicesse ho un'altra carta da giocare e si presentasse dalla regina chiedendole di sciogliere il Parlamento è imbarazzante. Cioè è una cosa che non sarebbe successa mai in un mese di domeniche, ma comunque facciamo finta. Diana effettivamente scelse il suo anello di fidanzamento da un vassoio con vari zaffiri sopra. Per fare in modo che la stampa non se ne accorgesse, lo staff del palazzo doveva dire a chiunque chiedesse, se ci fossero stati curiosi o che il principe Andrew avrebbe ricevuto uno speciale anello per il suo 21esimo compleanno e quindi questi gioielli stavano entrando a palazzo per questo. Camilla effettivamente cercò di diventare amica, conoscere Diana prima del matrimonio. Ti ripeto, qua secondo me o c'è stata una gran noncuranza di gente che ha pensato sì vabbè non si amano, anzi si amano questi altri due, però vabbè dai, in qualche modo se la metteranno via, o qualcuno ha trattato tutto con molta leggerezza. Però io non penso che ci siano dei cattivi, cioè Diana certamente era quella con meno potere in questo terribile triangolo. Non credo che Camilla fosse la strega malvagia, Carlo secondo me è un cretino, però non è cattivo, ecco, penso. Non lo so, queste sono proprio idee mie. Vabbè, è vera anche la faccenda della lettera, per cui quando Diana si è trasferita a Clarence House, che è dove peraltro stava anche la regina madre, alla vigilia dell'annuncio del fidanzamento c'era una lettera di Camilla che la aspettava e che la invitava a pranzo. È vera anche la faccenda del braccialetto con le lettere G e F, come si dice, arzigogolate l'una nell'altra perché erano i soprannomi Gladys e Fred. Vabbè. La scena dei pattini è un'altra di quelle come la schiena del primo ministro. Allora, ho capito che abbiamo voluto fare di Diana la manic pixie girl, abbiamo voluto fare la scena che sembra un ritaglio di Baz Luhrmann in cui la prima volta che si vedono lei è vestita da folletto di Sogno di una notte in mezz'estate e si guardano attraverso sti cespugli che per qualche ragione sono in ingresso tutti sagomati da Edward Mani di Forbice. Però no, cioè in giro per Buckingham Palace coi pattini e il Walkman, no. Perché adesso va bene tutto, va bene che Diana volesse effettivamente svecchiare alcuni lati della corona, però
non è che fosse completamente ignara di come ci si dovesse comportare lì. Cioè, non è che Diana fosse la piccola fiammiferaia che hanno tirato su da un angolo di strada. Cioè, era una ragazza molto colta e molto capace, secondo me, di comportarsi in circostanze del genere. Quindi, di nuovo, escludo che se ne sia andata in giro coi pattini. Purtroppo la bulimia di cui soffriva è fatto reale. L'idea che Princess Margaret si sia opposta al matrimonio è stata un'idea di Helena Bonham Carter. La sua storyline è quella che veramente mi ha fatto più male di questa stagione. Sarà anche per com'è recitata, perché quando recitano insieme Helena Bonham Carter e Olivia Colman, cioè senti i fuochi d'artificio, i cori degli angeli sullo sfondo. Quello è veramente quello che mi ha toccato più di tutti gli altri tentativi della serie di farmi piangere, farmi stare male. L'intruder che si è infilato in camera da letto della regina, è vero, non hanno affatto parlato, a quanto pare lei si è alzata rapidamente, gli ha detto torno subito, subito dopo è arrivato un paggio che gli ha offerto un bicchiere d'acqua e poi le guardie di sicurezza di Buckingham Palace che erano talmente fuori allenamento che non sapevano cosa fare e stando a Michael Fagan ce n'era solo uno che ha passato tutto il tempo a cercarsi addosso un blocchetto su cui prendere appunti dell'accaduto. A quanto pare la stanza non era affatto fatta così e dice che francamente non si ricorda perché ha voluto entrare a Buckingham Palace. Ma ecco, ahimè non hanno parlato, quello è stato il mio episodio preferito personalmente. Il fatto che Elizabeth e Margaret Thatcher non andassero necessariamente granché d'accordo è vero. Poi secondo me The Crown, a differenza di The Queen, non riesce veramente a dirci qualcosa in più della regina, cioè cosa sai di lei? Che sa il valore del rito? Conosce il valore delle tradizioni, ha un forte senso del dovere, cioè sono cose molto scritte sulla scatola, no, della regina. Non si avventura, io credo, a vederle dentro dell'altro, specialmente in questa stagione dove è un pochino più sullo sfondo a guardare Margaret Thatcher e Diana, no, che si affacciano sulla scena, mi sembra. Certamente deve averla rispettata, io penso, perché le ha l'ha onorata con l'Order of Merit 2 settimane dopo il ritiro di Margaret Thatcher e nel 2013 il suo è stato il primo funerale di un Prime Minister a cui Elisabetta è andata dopo quello di Churchill. La faccenda di Uptown Girl è vera. Io qua ero sicura, nah, è impossibile, invece sì. Ovviamente a Carlo la cosa non è piaciuta. Questo probabilmente smentisce quello che dicevo prima, Diana sapeva come comportarsi. Secondo me anche qui lo sapeva, ma non sono sicura che volesse far piacere a Carlo. Cioè io ho il dubbio che lei lo stuzzicasse e magari sperasse di farlo un po' uscire dal suo guscio, perché onestamente non so che reazione potesse prevedere da lui. La faccenda della frana, nessuno ha mai effettivamente temuto per la vita di Carlo, anche perché a frana appena venuta lui era lì di fianco che cercava di tirar fuori dalla neve il suo amico Major Hugh Lindsay. Diana non era a casa che aspettava notizie, effettivamente era in albergo, era con Sarah Ferguson che intanto era incinta peraltro. Però ecco, era lì in Svizzera anche lei. Quanto ai regali di Camilla, è vera anche la cosa dei gemelli durante il viaggio in Australia, per cui Carlo, cioè, proprio non si preoccupava neanche di non fargliele vedere, secondo me, queste cose. Forse, cioè, loro hanno cominciato a costruire un astio l'uno nei confronti dell'altro e quindi lei lo stuzzicava con Uptown Girl, lui le faceva male apertamente con queste cose dei gemelli. È una cosa sciagurata, ripeto, ma io penso che l'autore di questa sciagura sia fondamentalmente ancora nell'ombra. Non penso neanche che fosse Elisabetta, sai. Cioè, ci deve essere qualcuno che ha tirato le fila, che ha pensato che fosse una buona idea. Boh, vabbè. Una cosa che mi è piaciuta è il fatto che emergesse già da subito uno dei lati, penso davvero, migliori e più sfavillanti di Diana, cioè il suo modo di essere madre, il fatto che lei abbia voluto crescere William e Harry nel modo più normale da mamma possibile. È commovente, con un atteggiamento molto fiero e protettivo e affettuoso. E questo mi è piaciuto che ci fosse già nella serie e di nuovo il fatto che i reali non lo capiscano, la trattino come un'aliena perché vuole bene a suo figlio. I'm becoming. Ecco, mi sembra molto
nel personaggio, ecco, dei reali intendo. Seconda stagione di The Boys l'ho trovata ancora meglio della prima, anche qua siamo forse tutto in spoiler, è violentissimo, è veramente molto splatter. No, ma scusa, ma della seconda stagione di The Boys finita io avevo già parlato. Allora ne ho quattro di serie di cui parlare, non cinque. Forse, dunque, la cosa che posso dire, no, forse non servono neanche gli spoiler. Se la prima stagione si occupava principalmente di, anche qua, fare delle metafore belle spesse, tipo tanto così di icing sulle torte, sul discorso delle megacorporazioni, della macchina della pubblicità e quant'altro, qui il bersaglio si allarga di più, si arriva alla politica, si arriva proprio all'opinione pubblica che può essere spostata con una parola piuttosto che un'altra, i social media, tenere il popolo spaventato, no? Quelle cose che negli ultimi anni abbiamo sentito e visto anche troppo. Mi sembra che i plot twist in The Boys siano molto ben studiati, non vedo l'ora che ci sia modo di fare e vedere la terza stagione in cui ci sarà anche Jensen Ackles. Certo c'è un'obiezione, no? Qua devo andare in bianco e nero per forza. In linea di massima, in Kripke we trust, non tanto perché sia Kripke, ma perché, a differenza di altri showrunners, a me sembra che lui sia spesso stato più aperto a input esterni. E mi sembra che ascolti di più le sue fandom, mi sembra che l'abbia fatto con Supernatural un po', e chissà, forse lo fa anche con The Boys. Nonostante quello che adesso devo dire in bianco e nero, non farti rovinare The Boys da me. Dopo chi tocca? Ah beh, dopo vado subito su Supernatural. Ok. Il problema è il cosiddetto fridging. Fridging sta per Women in Refrigerators ed è quell'escamotage narrativo, prende il nome da un numero di Green Lantern nel 54, per cui per far avanzare la trama di un personaggio maschile succedono cose orrende ai personaggi femminili, quindi morti, stupri, omicidi, aggressioni e quant'altro. Alle donne sono le motivazioni che spingono gli uomini a fare le cose. E Kripke aveva detto: no, io non ci casco nel fridging. Dicevi, Eric? Ci sono rimasta veramente male al finale. Capisco che da un certo punto di vista non potessero fare diversamente, nel senso che Butcher non avrebbe mai sopportato di avere sua moglie viva da qualche parte senza poter star con lei. Quindi in qualche modo bisognava rimuoverla dalla scacchiera, immagino, fare sto colpaccio che accidentalmente la uccida suo figlio, l'avevo vista arrivare lontano 100.000 miglia, preferivo di no. Vabbè, dopo 15 anni saving people, hunting things, ha chiuso il family business. Secondo me a un certo momento io mi emozionerò durante sto video perché ci sono stati anni difficili. Allora, aspetta, premessa. Io ho scoperto Supernatural, secondo me, che Supernatural era la terza stagione. Forse era finita la terza stagione e ho cominciato la quarta in fila, cioè mano a mano che usciva. E arrivata a quel punto ero già completamente preda dello show. Mi ricordo la prima volta che mi è stato consigliato e è stata una serie molto presente nella mia vita, è stata una di quelle cose a cui uno si affeziona, ci cresci insieme, ti fa da sfondo per tantissimo tempo. Quindi anche i momenti in cui oggettivamente Supernatural faceva un po' cagare, gliel'ho perdonato perché era Supernatural. Anche in quei momenti, in un certo momento mi dicevo, però sarebbe meglio chiuderla, non dicevo sul serio. Però è meglio, no, hanno fatto bene a chiuderla. Le ultime due stagioni, secondo me, hanno senso. È perfetto Supernatural? Mai. Assolutamente. E ci sono dei momenti in cui prepara delle mosse da cecchino per inciampare in vista del traguardo su una buccia di banana. Succede spesso e volentieri, secondo me, nel corso della serie. Forse, come al solito, sono un'ingenua, voglio pensare che anche gli errori siano fatti in buona fede. Certo, il finale, secondo me, perfetto non è. Mi sono detta che nessun finale sarebbe mai stato perfetto, cioè probabilmente non mi sarebbe piaciuto comunque un finale di Supernatural perché era il finale di Supernatural. Però, mentre prendevo appunti qua, mi sono venute in mente due o tre cose che avrei voluto vedere o sentire nel finale, che ti giuro, secondo me avrebbero sistemato un po' le cose, almeno dal mio punto di vista. Era effettivamente il momento di chiuderla. Finché non verrà trasmesso in italiano, non è ancora completo il gruppo di persone che
vedrà ancora una volta dei nuovi episodi di Supernatural per la prima volta. Io so che ci pensavo subito prima di Episode 9 in Star Wars e mi dicevo, ma pensa se questa è l'ultima volta che vedo un crawl senza sapere cosa viene dopo. Ecco, anche qua mentre guardavo la puntata mi dicevo, ma questa è la prima volta che vedo la... è l'ultima volta che vedo la card, quella in cui arriva il titolo Flash senza sapere cosa succede. Sweet Summer Child. No, allora, sono ambivalente. Cioè vado un po' di qua e di là, tipo bandieruola, su cosa ne penso del finale. Per sicurezza naturalmente vado in bianco e nero. Vale la pena guardare Supernatural? È una domanda che ricevo spesso, specialmente adesso che il monte episodi è così ampio. E poco fa ho visto nel gruppo Telegram a tema Star Wars uno schema sugli episodi che non si possono saltare, mi sembra in Star Wars Rebels o in Clone Wars, e mi sono detta, possibile che qualcuno non l'abbia fatto anche per Supernatural? Ci deve essere il modo di scremare magari gli episodi peggiori o meno utili per effettivamente avere il polso della serie. È chiaro che a gusto mio personale, certo che la vedi tutta, però se non ti va e... insomma, ci sarà il modo di fare un machete order di Supernatural. Dovesse essere così, forse dobbiamo iniziare a lavorarci. Con le menzioni speciali, tipo c'era quell'episodio... secondo me era nella quarta stagione, quello in bianco e nero, che faceva un po' Frankenstein. Non me lo ricordo. Vado anch'io in bianco e nero per parlare del finale di Supernatural. Quindi se non hai visto il finale di Supernatural, grazie se hai guardato comunque questo video fin qui, ti abbraccio e ci vediamo stasera con l'ultima visione collettiva di novembre, che è Il mistero di Crooked House, se non mi sbaglio. Ci sono tutti i link nel box per la chat in cui chiacchieriamo durante la visione, eccetera eccetera. Boh, non fare in modo che sia proprio io a spoilerarti Supernatural. Ci sentiamo stasera, ciao. Siamo io e il nano. Supernatural è una serie che per noi ha significato molto, ce la siamo vissuta sempre tutte insieme, siamo andati insieme alle convention. Lui ha patito molto più di me gli anni negativi, diciamo, di Supernatural, per cui l'aveva mollato a un certo momento. Poi quando c'è stato in vista il finale ha detto sì, va bene, recupero, perché non esiste che tu e io non ci guardiamo insieme il finale appena esce. E quindi è stato così, è stato dolce amaro. Mi è andato bene il finale? No, certo che no, certo che no. Credo che la maggior parte della colpa però stia nel modo in cui è scritto e nel Covid. Perché? Aspetta. Allora, dopo parliamo della questione d'Estiel, che inevitabilmente uno si incazza, quindi rimando un momento di incazzarmi. A livello narrativo, secondo me c'erano già dei problemi da prima, cioè tutti a urlare che Inherit the Earth, l'episodio 19, sia il finale perfetto. Sì, per tanti versi, però me lo devi far vedere che Dean soffre per Cass. Quindi no, immagino parlo subito di Destiel. Vabbè, questa era una cosa che ho sentito molto molto mancante subito. Cioè mi piaceva che l'idea che Dean a quel punto stesse mettendo su l'armatura, no, per far vedere a Sam, sì, sono forte, tutto bene, sì, evviva, abbiamo vinto, però dentro avesse sto rimescolo, in realtà, non lo so, magari stesse facendo ricerca per scoprire come liberare Cass. Mi bastava un accenno, mi bastava un appunto, bastava veramente niente. Già quella, ripeto, secondo me era una grossa mancanza in 19. Inoltre, lì c'era il montaggio flashback di tutte le persone perse fino a quel punto. Allora, lì intanto quando si vede Ellen, io a momenti... No, Ellen. Ellen è stata, io penso, il mio personaggio femminile preferito di Supernatural. Non li perdonerò mai per cosa le hanno fatto. Questo sì, è un bone che ho con Supernatural, però l'ho adorata. Sarà mezzo secondo, vabbè, mi ha commosso lo stesso. Mi ha scocciato che mi sembra non si veda Caino. Si vede Kevin. Non sono mica sicura. Vabbè, non mi è sembrato completo neanche proprio quel flashback lì, ma forse perché è semplicemente troppo veloce e l'ho visto una volta sola. Comunque, effettivamente, diciamo, ce la viviamo lì il vero finale della trama di Supernatural, in particolare della trama della 15. Quando è finito quell'episodio lì mi sono detta, ma scusa, è quindi il 20? Cioè adesso? E il 20 io penso si sia rivelato
quantomeno nelle intenzioni, il congedo dalla Supernatural Family. Di nuovo, riuscito? Zoom. Vabbè. The Boys hanno una dinamica, quindi secondo me è sottinteso che sia un po' che vivono così, in pace nel bunker, con pochi casi da inseguire. Miracle, il cane, che è sempre una buona aggiunta. Sam che va a correre la mattina, poi fa colazione. Benissimo. Poi parte un mostro della settimana e l'ho trovato un gesto carino, cioè non mi ha dato fastidio sul momento. Il riemergere del diario del babbo non l'avevo vista arrivare, però l'ho trovato un occhiolino carino al passato. Il fatto che loro si presentino come gli agenti Senior e Kripke era molto meta, quindi è molto tipico e mi sembrava adatto di nuovo come l'ultimo episodio. C'è un ritorno anche di guardaroba, tra l'altro, tra il primo e l'ultimo episodio. E vabbè, insomma, parte sta caccia un po' qualsiasi e Dean muore. Allora, io ti giuro che anni fa, parlando con la Chiara, avevo detto 100 milioni di euro, scommetto che alla fine di Supernatural Dean muore. Avrei dovuto tipo scriverlo in una busta da aprire oggi per grande effetto scenico, ma non l'ho fatto, secondo me era abbastanza telefonata. E allora, io non obietto che Dean muoia su un chiodo arrugginito. Obietto che la cosa non venga sottolineata. Dean ha sempre detto che gli andava bene di morire da cacciatore. Quindi delle due, cioè se in quel momento, invece di dirsi goodbye per 5 minuti, che è bello e toccante, è evidente che loro stavano piangendo davvero. Però, se avessero infilato una frase in cui Dean diceva: "Ma pensa a te, dopo aver sconfitto la morte tecnicamente due volte, aver fermato l'apocalisse, ho perso il conto e quant'altro, beh, finalmente mi hanno regalato anche la morte da cacciatore." A quel punto, secondo me, guarda, mi sono presa l'appunto, loro dovevano fare il gancio. E il gancio bastava che sapessero di Cass. Cioè, se a quel punto ci fosse già stato l'infilata di Cass, che o lo si vede, sarebbe stato meglio, però so che col Covid hanno avuto mille, mille problemi. Ma se avessero saputo che Cass, insieme a Jack, stava ridisegnando il paradiso, a quel punto, mentre Dean moriva, poteva dire a Sam: "Questa volta non riportarmi indietro", una cosa tipo: "L'ho lasciato aspettare abbastanza, fammi vedere cosa hanno combinato", così ci sta che Sam lo lasci andare, perché onestamente, se no, cosa c'è di diverso dalle altre 50 milioni di volte che tutti sono morti e tutti gli altri li hanno riportati in vita, a meno che Sam non tutti e due non sapessero che questa volta di là ad aspettare Dean c'era qualcos'altro. E se a questo punto questo qualcos'altro fosse Cass, fosse stato Cass, allora secondo me anche la frangia d'Estielle delle lamentele sarebbe stata quantomeno un po' più pacata, mi viene da dire. Bastava un accenno. Secondo me bastava questo, ti ripeto. Senza sottolinearlo, sembra un incidente. Poi arriva uno dei pezzi che mi sono piaciuti: il fatto che Dean arrivi in paradiso e ci sia Bobby. E quel microdialogo anche lì. Se avessimo avuto la premessa di Cass, poteva non essere solo buttato lì, nominato da Bobby. Magari anzi, se avessero potuto far entrare Misha in Canada, avrebbero potuto anche risalutarsi. Pensa che emozione. Poi Dino poteva comunque andarsene a fare la guidata, perché ho capito che il punto del finale era riportare tutto alla coppia base. Cioè, secondo me l'intento era piuttosto chiaro: da due fratelli siamo partiti, a due fratelli torniamo. E narrativamente sono d'accordo, però non puoi. Io, cioè, non è che non puoi, puoi fare quello che vuoi, però mi sembra sproporzionato con tutto quello che c'è stato, il trattamento ricevuto da tanti comprimari. Solo nominarlo così, Cass, è stato più male che bene, per i miei gusti. Comunque, vabbè, Dean scopre che il nuovo paradiso è veramente un paradiso, non queste false memorie così da vivere per sempre. Trova Baby con la vecchia targa e parte per una guidata in questi panorami stupendi, sullo sfondo Carry On, ovviamente, così sei sicura che stai piangendo. E il tempo scorre diversamente, per cui nel tempo che lui fa la guidata, Sam ottiene di vivere la sua vita torta di mele e staccionata bianca che ha sempre voluto. Quindi alla fine, di nuovo, la fine dei due fratelli è quello che volevano, immagino.
Non mi disturba più di tanto, però. Perché, mi fai capire perché Sam non ha potuto sposare Eileen? Perché si vede questa moglie fantasma così sfocata sullo sfondo? Che vabbè, c'è questo figlio che si chiama Dean. Ok. La tenerezza di Sam che tiene addosso la felpa del fratello, che muore con l'orologio del fratello al polso, cioè per assicurarti proprio. Fammi male. Però, di nuovo, immagino che la ragione sia il Covid. Avrei preferito che ci fosse Eileen con lui. Vabbè, nel tempo che Dean fa la guidata, Sam lo raggiunge. Hey Sammy, ok, io stavo piangendo molto, c'è stato quel bel saluto sul ponte, per cui immagino che quel grande gruppo di persone della produzione fosse una bolla, cioè magari li hanno sierologizzati tutti quanti, non si poteva portare degli esterni, e sia per questo, insomma, che non c'è nessun altro. Guarda, quando Bobby fa l'accenno e dice, ah sì, John e Mary stanno lì, Rufus sta là, cioè John e Mary e Rufus, francamente, mi sta bene di non vederli, ma di non vedere Cass. Mi è sembrato un po'... Così ci sta che siate finiti nelle furie. Dio, non avevo visto che è ritornata lì, mi hai fatto venire un infarto. Ciao. Tu, Cacciu, cosa dici? The Steel, sì o no? Anche secondo me. Dicevo, con sta faccenda, secondo me... Ci sta che in tanti si siano sentiti feriti, solo che penso sia perché si sono dimenticati che la fandom di Supernatural è sempre stata più avanti degli scrittori di Supernatural. Anche i momenti in cui la fandom ha portato gli sceneggiatori a cambiare, capire cose, è stato con pianto e stridore di denti. L'I love you di Cass, secondo me è inequivocabile che non sia platonico. Lo trovo perfettamente organico, ben recitato, perfetto. Che proprio non abbia seguito... Non lo so, puoi veramente dare la colpa al Covid. Cioè non puoi fare due serologici in più anche a Misha, non lo so. Non potevamo aspettare un po' allora piuttosto. Che poi no, perché anche queste che richieste sono, Fede, hanno tutti i contratti per le cose che arrivano. So che Jared deve iniziare a girare quella serie nuova con sua moglie nella vita che interpreta sua moglie. Anche Jensen immagino che, comincerà con The Boys se possono girare. Quindi immagino che non potessero fare proprio tutto quello che volevano, però questa era 15 anni in the making. Forse non valeva la pena aspettare di poterlo fare un po' meglio di così. Penso che quel micro accenno avrebbe comunque salvato un pochino la situazione. È comunque un grande traguardo, io penso, Supernatural. Avrei, col senno di poi, se avessi saputo che si sarebbe trattato di 15 stagioni, non avrei voluto che lo scope di nemici si allargasse così tanto, così in fretta. Cioè, alla fine, con l'arrivo di Cass, inevitabilmente noi entriamo nell'area paradiso, quindi oltre ai demoni arrivano angeli, Dio, eccetera, eccetera. E quindi necessariamente la posta in gioco si alza in modo esponenziale. Si è sempre dovuto giocare al rilancio di stagione in stagione, anche quando secondo me al timone c'era gente che non aveva idea dei personaggi con cui aveva a che fare, perché gli hanno fatto dire delle cose... Mi sono già lamentata tanti anni. Cosa stavo dicendo? Ho un po' perso il filo. Sono un po' in shock da separazione. Io penso che alla fine sto finale sia simile a tante altre circostanze di Supernatural e che sia da vedere come cerchiamo del silver lining in sta nuvola. E se c'è un silver lining quando Supernatural fa le cazzate, sono il suo fandom. E quindi io confido che adesso, forse la fandom, faccia quello che ha sempre fatto, e cioè trovi chiusure migliori. Alla fine è tutto molto poco popolato questo finale, abbastanza io penso per lasciarti degli spazi da riempire. E se l'idea alla fine deve essere che i fratelli Winchester hanno più o meno avuto dalla vita quello che volevano e sono insieme in pace per sempre, mi viene da dire poteva andare peggio forse. C'è Baby, l'importante è che Baby stia bene, che macchina. Fa le curve come una barca con un buco sul fondo, però è bellissimo. Ovviamente ho pianto molto e ci sono delle cose su cui piango ancora se ci ripenso troppo, quindi non ci penso.
Ti metto tutti i link possibili nel box, non vedo l'ora di sapere la tua, principalmente, ovviamente, sul finale di Supernatural, ma su tutto quello di cui ho parlato. Credo di aver parlato anche troppo a lungo, specialmente per un video delle serie. Grazie, se ti va ci sentiamo stasera durante il film, ti abbraccio, altrimenti sempre se ti va, ho detto tutto in ordine, ci vediamo al prossimo video. Ciao! È lo shock!